che comunque essere severo. Ma ricordo che comunque la palestra, ecco, era un ambiente molto, molto serio, molto rigoroso, si scherzava e si rideva, c'era la parte del gioco e la parte del lavoro. Però erano tutti molto, molto più seri, più disciplinati, più... Quando ero piccola io avevo un po' timore di questa figura così austera, così... Ricordo le lezioni, tante volte mi nascondevo, non volevo fare lezioni con lui, perché avevo paura del... era duro, cioè se non riuscivi a fare una cosa, non ti riusciva una parata o qualcos'altro, insomma, capitava che dava fiorettate sulle gambe, che, insomma, finché non riuscivi, non... io piccolina ero spaventata spesso di questa cosa qua. Adesso ne faccio tesoro continuamente e lo ringrazio lo stesso e... per questo, per tutto quello che mi ha insegnato. Per Claudia Pigliapoco, grande talento, grandissimo talento, qualche volta anche inespresso, e ha vinto le Universiadi, quindi ha raggiunto un obiettivo anche lei quest'anno molto importante. Durante l'anno ha tirato a fasi alterne, però anche lei è una grande atleta sia a livello fisico che tecnico, quindi con delle potenzialità enormi in previsione futura. Questo per dire il gruppo delle nazionali. Io ho cominciato a fare scherma quando avevo 5 anni e mezzo, 6 anni, e ho cominciato perché mia zia faceva scherma, quindi mi hanno portato qui nella palestra e poi piano piano ho cominciato a fare le prime gare e continuare questo sport, anche se non è il mio sport preferito, avrei voluto fare un altro sport. Perché sei rimasta a farlo? Perché dopo tanti anni, comunque quando sei piccola vedi che magari le gare vanno bene, è uno sport che comunque ti permette di viaggiare, di conoscere tante persone, di avere tante soddisfazioni, e quindi io dopo anno ho deciso di continuare a farlo. Quando eravamo negli under 20, che sono dai 15 ai 20 anni, le gare andavano molto bene, c'era un altro tipo di ranking, altre, ovviamente non tutte le atlete come le gare assolute. Poi quando ho cominciato dopo gli under 20, quindi a livello assoluto, è stato molto più difficile, comunque tra gare di Coppa del Mondo e con due, sono riuscita a fare due europei assoluti, sono andati bene, ho preso delle medaglie, piano piano tra alti e bassi riesco ogni tanto a fare qualche risultato, anche se dovrei essere più costante. Questo harem dalla Vezzali alla Trellini, parla di Francesca, una marea di donne, e invece per quello che riguarda il maschile, dopo Cerioni c'è il fratello di Francesca, Michele, ma poi non ci sono tanti altri nomi che stanno portando a casa chissà quali risultati, per quale motivo? Ma il motivo è... fisiologico, diciamo, perché le ragazzine maturano prima e riescono a ottenere risultati agonistici prima dei ragazzi. I ragazzi maturano più tardi, lo stesso Cerioni fino a 15-16 anni non aveva concluso niente, quindi attratti da altri sport abbandonano perché non vedono realizzarsi nell'interno della scherma. Bisogna tener conto che a Jesi noi ci abbiamo grosse tradizioni con la palla a canestro, ce l'abbiamo con la palla a volo, ce l'abbiamo con un'infinità di sport, per cui i giovani possono trovare sfogo benissimo in altre discipline sportive. Federico II è un po' il simbolo di questa città. Tu rappresenti, simboleggi la scherma Jesi, perché sei quello che ha cominciato a vincere, sei quello che ha cominciato ad allenare dopo Triccoli, sei un po' il Federico II di questo gruppo di schermitrici e schermitori jesini. Ah, imperatore mi sembra una parola troppo grande. Sono sicuramente una persona, come dicevo, che negli anni ha acquisito un'esperienza, conosco gli atleti, conosco le persone, quindi cerco di mettere in condizioni, a secondo delle caratteristiche caratteriali anche di ogni atleta, oltre che tecniche, l'atleta nelle condizioni migliori per poter rendere al massimo. Quindi questo comporta di dover essere anche psicologi quando si tratta con questo gruppo di persone, perché come dicevo sono grandi campioni e persone di grande personalità. E le caratteristiche di ognuno di loro, come voleva Triccoli e come era nel suo credo,
Ognuna di loro ha una scherma diversa, una scherma che non è in campo internazionale. Ci sono delle scuole che si riescono a vedere appena si vede l'atleta in pedana: questo è tedesco, questo è di quel maestro russo che sia, o le italiane e soprattutto il gruppo delle Jessine sono tutte diverse, quindi questo dà difficoltà anche all'avversario di inquadrare un certo tipo di mentalità, di scherma, di tecniche. Di chi credi di poter essere l'erede tecnicamente e di chi magari vorresti essere l'erede umanamente fra le grandi campionesse della scherma italiana, che magari poi sono anche le stesse della scherma jesina? Io non voglio essere sinceramente l'erede di nessuno, mi sento questo, cioè vorrei raggiungere i miei obiettivi, vorrei essere ricordato o non ricordata, non fa niente, comunque vorrei essere Elisa. Valentina e Giovanna l'ho sempre vissute, sono più grandi di me, quindi l'ho sempre vissute come due persone, sicuramente due esempi molto importanti, anche se differenti, nel senso che Giovanna è sempre pronta a dare consigli. Mi ricordo prima delle gare o agli allenamenti, così tiravamo insieme, facevamo scherma insieme e cercava sempre di correggermi, non so, ma Elisa, se vedi che vai troppo veloce, se non tocchi, oppure devi andare più piano, insomma, era sempre pronta a darmi tanti consigli. Valentina in questo è diversa, c'è lei e c'è la scherma sua e vede solo quello, quindi è meno più concentrata su se stessa. Ci sono anche altre persone che come te calcano le scene e vincono sulla pedana da tanti anni, avete giocato un ruolo da comprimarie per tanti anni, chi ha avuto il ruolo da protagonista in alcune occasioni e chi l'ha avuto per altre. C'è un discorso quasi nell'immaginario di chi parla della scherma jesina, c'è questa rivalità perenne fra te e l'altra campionessa che è Valentina Vezzali. La convivenza fra voi due com'è? La convivenza fra gli attori, a volte ci può essere una convivenza d'amicizia, secondo me si ha quando si è più giovani, perché si ha uno spirito, si affronta con più divertimento, con più voglia appunto di affrontare la vita. Poi quando si arriva a un certo punto della propria carriera, che si diventa più grandi, si ha altre cose dietro più importanti, analizzi meglio come sono le persone e a volte quella che è amicizia non è più tale, può diventare, come ho detto prima, sopportazione. E ci stai, perché è una cosa che ti piace come fa l'altro. Tu stai sempre a contatto con le campionesse più grandi, con le giovani promesse, con le altre scrimitrici brave, talentuose, giovani che hanno già vinto qualcosa come te. Comunque state sempre tutti insieme. Il rapporto fra di voi, che tipo di rapporto è? C'è tanta rivalità? Ce n'è poca? Noi facciamo finta, ovviamente, come tutti gli altri, penso. Quando siamo fuori, lì magari da fuori si vede che vai d'accordo, che sei amica. Sicuramente l'amicizia non c'è. E ce ne sono pochissime, o perlomeno ci potresti avere una o due amiche, ma per il resto il nostro ambiente non è un bel ambiente. Noi cerchiamo di insegnare loro che un conto è il confronto che ci può essere in pedana, e quindi l'avversario visto come uno suo simile da battere, e un conto invece vedere l'avversario come un nemico che contrasta il nostro successo. Quello che chiediamo a noi atleti è un approccio corretto nei confronti dello sport. Se lo sport viene affrontato nel modo corretto, anche i comportamenti che ci saranno successivamente saranno tutti corretti. Penso ad esempio a un caso Baldini-Cassarà, ci sono persone che non si parlano nel campo maschile, nel campo femminile del club schermagliesi cose di questo tipo sono accadute a caso? Allora, sicuramente ci possono essere tra persone nei momenti in cui c'è più o meno confidenza tra di loro. Io inimicizie oppure persone che non si parlano non le ho mai notate, oppure se le noto cerco di smorzarle, perché deve essere il club, è inutile se non si chiamerebbe club, deve essere una grossa famiglia. Ripeto, noi diciamo a tutti, l'avversario è una cosa, il nemico è un'altra.